la riqualificazione degli insegnanti di sostegno nel quadro del, del diritto allo studio dei giovani diversamente abili e quanto ha sollecitato Angela Cortese, consigliere regionale del Partito Democratico, in una lettera al ministro Profumo. Un tema delicato eh, anche perché eh, bisognerebbe... Eh, Dar vita a una vera e propria rivoluzione nel campo didattico. Ma devo dire che questo problema io l'ho affrontato a seguito di un decreto che il ministro ha emesso qualche mese fa e che eh, devo dire affronta. Molto male il tema della qualificazione degli insegnanti di sostegno, eh, affidando diciamo, a corsi eh, molto arrabbecciati e ad insegnanti diciamo, soprannumerari, quindi diciamo, che non che, mh, insegnanti che non hanno scelto di essere insegnanti di sostegno, ma che ehm, si piegherebbero all'insegnamento di sostegno per una questione soltanto diciamo, di utilità personale. E questo diciamo, non fa bene, noi ehm, soprattutto a questi bambini e a queste bambine noi dobbiamo garantire il meglio, proprio perché sono quelli che non hanno voce, sono quelli, cioè, i soggetti più deboli della nostra società e un, questo governo dei tecnici, eh, lo voglio proprio sottolineare una cosa dovrebbe fare, soprattutto non calpestare i diritti e i diritti dei più deboli. Questo decreto lo fa. Allora io ho incontrato sabato a Roma il venerdì a Roma il ministro Profumo che ha partecipato All'iniziativa del Partito Democratico sui nativi digitali. E gli ho consegnato personalmente questa lettera chiedendogli il ritiro di questo decreto numero 7 perché è un decreto che assolutamente non fa giustizia. Lo stesso ho fatto consegnandolo al mio segretario nazionale e ai responsabili scuola del mio partito. È una battaglia che secondo me dobbiamo condurre fino in fondo perché, su questo, poi si, bisogna creare la discontinuità con le, soprattutto con le scellerate politiche messe in campo dal precedente governo in modo particolare dal ministro Gelmini in combutta col ministro Tremonti. Dal diritto allo studio dei giovani diversamente abili alle politiche sociali. Non è ancora la stagione del bilancio, almeno in Campania, però già si sussurra. I rumors parlano di notevoli tagli alle, eh, alla spesa sociale. Ma la spesa sociale è stata tagliata per scelta già dal governo nazionale. La Campania... Non ha mai fatto battaglie, devo dire, nei due anni ormai di uh, legislatura rispetto diciamo, anche alle scelte del precedente governo che aveva deciso di tagliare il fondo sul, uh, sulle politiche sociali, sul welfare. Non ci sono più trasferimenti, insomma c'è un serio problema. Tra l'altro la nostra è una regione che ha tante emergenze, quindi uh, il sostegno economico attraverso le politiche sociali è probabilmente l'unico effetto positivo che si può avere su una popolazione già in difficoltà. Se questo viene a mancare, penso che avremo sicuramente tantissimi problemi che andranno dall'ordine pubblico alle povertà che cresceranno, quindi diciamo, a tante situazioni che in questo momento potrebbero essere non risolte, ma sicuramente tamponate da un sistema di welfare solidale. Intanto in questo periodo il nostro paese d'Italia non si fa mancare Niente, la politica sempre più in giù nel gradimento dei cittadini, il Vaticano guidato dagli intrighi più che dall'amore cristiano, il calcio finito nel fango, senza dire poi dell'enorme tragedia che ha investito la Padania. È il, questo è il terremoto vero. L'altro è sicuramente una metafora che ben calza sicuramente alla situazione italiana, c'è un terremoto generale, vengono meno una serie diciamo, anche diciamo, di punti fermi, se penso per i cattolici a quello che sta avvenendo nella Chiesa penso che sia veramente un problema serio, tra l'altro anche le stesse dichiarazioni del pontefice che parla di uh, scossoni. Alla casa del Signore che però è piantata sulla roccia, io sono dell'avviso che sicuramente questi scossoni mi sarebbe piaciuto molto che il pontefice li avesse richiamati quando si è parlato per esempio di pedofilia, su quello per esempio non si sono avuti tanti scossoni, su invece la, la ruberia delle carte interne o degli intrighi interni al Vaticano invece suscita tanto clamore e tanto scalpore. In maniera decisa, perché ricordiamolo, si è augurato una sospensione del campionato per due o tre anni. Sì, perché noi abbiamo un problema in questo paese che. È... Come avviene ormai i calciatori sono paragonabili alle, ai divi del cinema e diventano anche diciamo, punti di uh, identificazione per, soprattutto per i giovani. Diciamo che il calcio è un affare e non più uno sport. Bravo, non è più uno sport e allora io penso che si dovrebbe invece riportare tutto nell'alveo dello sport e delle competizioni sportive, sappiamo quanto lo sport invece si fondi come la politica su regole sane e certe e allora… In questo momento penso che anche lì bisognerebbe mettere mano, cioè cercare di mettere un po' di ordine in questo paese non sarebbe male. Sembrerà una sciocchezza, appunto, rispetto diciamo, a tutte le questioni più gravi che possono vivere il nostro paese, ma anche quelle sicuramente fanno parte, diciamo, um, possono avere una parte molto deteriorante nella testa di tantissimi ragazzi e ragazze. C'è stata poi la proposta indecente di Berlusconi avanzata attraverso la bocca del suo segretario personale Angelino Alfano, la, il presidenzialismo in cambio della legge elettorale. Siamo alle solite. Ma penso che noi, al momento in cui siamo penso che non ci possono essere più né ricatti né sotterfugi né scambi. Uh, questo paese deve fare chiarezza cioè, che cosa stiamo aspettando cioè, molte volte io me lo chiedo che cosa stiamo aspettando per dare risposte ai cittadini penso che non, non, non c'è più tempo veramente non c'è più tempo mi viene da fare lo slogan che hanno fatto le donne il 13 febbraio se non ora quando ci sono tutte le condizioni in questo momento di profonda crisi noi sappiamo bene che quando ci sono delle crisi così profonde sta per nascere qualche cosa e allora, se vogliamo che questo qualcosa che sta per nascere non sia quello che è nato e la storia ce lo insegna dopo la crisi del 29, penso ai governi totalitari, penso al fascismo, al nazismo, ma sia diciamo, una democrazia più salda e più forte, dobbiamo agire adesso. Non c'è assolutamente tempo per derogare né tantomeno per sottostare ai ricatti di nessuno. Intanto mentre i partiti sonnecchiano, ha preso il volo. Beppe Grillo, secondo gli ultimi sondaggi, il Movimento 5 Stelle sarebbe al 14%. Io non lo so se è al 14%, se i sondaggi rispondono a verità, solo che soltanto anche in, in Casa Grillo non è che godono di ottima salute, insomma c'è già un distingo tra gli eletti che quindi si sentono i rappresentanti del popolo e quindi investiti diciamo, di responsabilità e chi ancora invece continua a blaterare, a dire tantissime sciocchezze soltanto perché si sente il capo di questo movimento. Io non so quanto questo insomma ci possa portare da qualche parte. L'attività del Consiglio regionale, chiudiamo con questo tema. langue ancora e c'è ancora l'effetto pesante della bollinatura, cosiddetta bollinatura. Ma sicuramente c'è questo effetto pesante della bollinatura, ma il problema è che questo Consiglio regionale langue perché Scusa, ri ricordiamo che rispetto della bollinatura ci deve essere l'imprimatur del presidente che è una viimazione del presidente Caldoro per ogni proposta di Sì, perché il problema è che ci sono questioni problemi di bilancio. Ma io penso che il, il rallentamento dei lavori del Consiglio sia dovuto al malfunzionamento delle commissioni. Poi ritengo che il, il Consiglio è sovrano perché il Consiglio è quello che è stato eletto e che debba poter fare tutte le leggi che ritiene di poter fare. Dopodiché se queste leggi non, ha, non trovano copertura finanziaria ci dovrà essere una discussione in aula e questa copertura finanziaria che non c'è deve essere... diciamo. Uh, espressa la luce del sole perché quando i soldi sono pochi non è che non si fa niente, si sceglie quello che si deve fare e siccome qua non si vuole neanche scegliere questo poi crea l'impasse nella quale purtroppo si dibatte questo consiglio regionale.